sono sicuramente seguiti molto bene da Nino Manca e da Marco Manca, e speriamo di vederli ancora sui palchi crescere sia come cantatore e crescere naturalmente come giovane, come ragazzi. Vi ringraziamo per aver partecipato a questa bellissima serata, vi salutiamo e grazie della vostra apparizione. E adesso... facciamoglielo grande questo applauso, dai, che se lo meritano tutto. Questo... Tutto, io lo sto dicendo. Le voci future, i nostri futuri cantatori. No, per niente, il progetto com'è ieri, oggi e domani. Il nostro domani. Il nostro domani sono loro, e speriamo tanti altri bambini. Bene, detto questo, adesso io vi presento i suonatori. Vediamo la casa del Grande Fratello. I suonatori sono gli stessi. Chiamiamo sul palco Miriam Fiori, l'unica donna, l'unica ragazza che è qui stasera, che si esibisce qui con noi, e canterà in coppia con Lorenzo Mele. Dirò due parole su queste due bravi ragazze che fanno parte della scuola di Boges de Lugudoro di Usini del maestro Bazzoni, Tino Bazzoni, che fra poco si esibirà anche lui. Bene, anche Lorenzo è nato come chitarrista, ma poi si è appassionato al canto sardo e spesso e sovente andava a Usini da Tino Bazzoni per tenere delle lezioni, per ascoltare le voci più belle, per poi proporle a voi stasera qui nel pubblico. Mario, ricordiamo che sono in vendita i biglietti della lotteria. Come primo premio c'è un bellissimo prosciutto, quindi comprate i biglietti dal comitato, costano solo un euro, poi a fine serata faremo l'estrazione. Bene, allora Miriam Fiori e Lorenzo Mele vi presenteranno due Boges in re e due mutettos. Grazie. Thank you.
Sarebbe bello ascoltarli ancora per un po', però il tempo è tiranno, dobbiamo accorciare i tempi. Abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo perché purtroppo c'era un caldo umido e stare sul palco al caldo non è tanto bello, però cerchiamo di stringere e accontentare tutti. Adesso vi presentano due mutetti, poc'anzi non ho detto che Lorenzo è anche figlio di un grande cantante che dopo ascolteremo, e giù tra di voi c'è anche un altro allievo della scuola dei Box del Locudoro di Usini, ed è precisamente Giuseppe Pola. E qui giù però ancora non se la sente, un po' vergognoso salire sul palco. Comunque domani sicuramente ci sarà anche lui. Un applauso ancora a tutti e due minuti d'amore.